not nor. Torna alla radura dei sogni. La radura dei sogni. Sentite, questa è tipo una canzone di qualche cantautore anni 60-70. La radura dei sogni. Andiamo qua. Sfrecciando nella... È più corto questo livello. Siamo già arrivati qua. È cortino. È cortino, sì. Va bene, è più corto di un livello. E qui spacchiamo tutto. Che bello, che bello. I room congelati si sono fatti ibernare, forse. Li stai liberando dall'ibernazione. Si sono fatti ibernare nel... so. In Svizzera negli anni 70 e tu li stai liberando. Sono già chiuso la strada. No, 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 si può aprire da qua. E comunque tutte lattine di pesce. Pesce! Io faccio citazioni a volte abbastanza astruse. E se fosse stato proprio Rayman a mettere quei prigionieri politici là? Se fosse tutto un complotto? L'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Si rompe. Oh no! Volevo prendere il re. Guarda, muori. Vai sul fuoco, esatto. Come vedete, come vi avevo preannunciato, si sta trasformando in livello del calore. Ecco qua, si parla sta dal caldo al freddo. Una congestione mo gli piglia. Gli piglia ancora parkuola a Rayman. Se passa dal freddo freddo al caldo caldo. Nel vero senso della parola. Guarda i peperoncini. Ci sono i calabresi, i messicani. Signor Rayman, lei ritiene che usino più peperoncino i messicani o i calabresi? Ah, mi scusi signor Rayman, mi sono scordato del fatto che lei non ha il dono della parola. Veramente in Rayman 3 lui qualche parola la dice. Però di norma lui non parla, in effetti. Pignata! No. Sono messicani, non calabresi, c'era una pignata. Ma no, ce l'abbiamo anche noi in Calabria, le pignatte. Parlo così perché non mi ricordo come parlano i calabresi, ragazzi. Non mi va di fare le imitazioni di cose che non so. E qui ci sono tubature. Mi piace perché è proprio chef. Ecco, mi fa venire in mente quella scena della Sirenetta dove c'è il cuoco che vuole cucinare coso lì, Sebastian. What the douche, what the blue? Lo sapevo. Vieni qua, vieni. Dammi il doblone della fortuna, il doblone della magia. Ups. Dove sto andando? Ah, ci posso andare lì? Lì c'è la cosa. T'ho visto? T'ho visto! C'è la porticina. Ok, ok, ok. Ci sono i tritapepe. Pum, pum, pum. 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 Così si fa. Pum. Perfetto, ragazzi. Voto dello chef. 10. Fa ridere quella meme di Borghese che dice voto 10. Ma il fatto che io ho seguito quel programma, non gli ho mai sentito dire voto 10, ragazzi. Queste sono come Fonzi, che dicono che Fonzi quando fa... ehi, fa, alza anche i pollici, no? E invece nella serie non lo fa mai, dice ehi, ma non alza i pollici. Ma me l'ha salvato il fatto che io invece ho salvato questi, sì, eccoli qua. Ehi, per la prima volta sono grande come voi, guardate. Sono della vostra stessa statura. Rayman si abbassa pur di diventare amico delle popolazioni che lui salva, si immedesima in loro. Ma perché mi faccio sempre ammazzare da quei quattro coglioni? Fuori, fuori di qui, fuori. No, non si possono ammazzare, non c'è niente da fa. Ok, pensavo che si potessero ammazzare. Aridaie! Mamma mia.
Ora tu vai qua, poi aspetti che quel... Si può morire per un loom solo? No. Si può morire per un loom solo? A che se pote? Porca miseria, no. Io lo prendo quello. Eccolo qua. Preso? L'ho preso? L'abbiamo prenduto? Oh dai che lì c'è arrivo. Cosa sono questi? Sta lì. Ma vaffa. Ehi popcorn, guardateli. Pum. Pum. C'è pure il mais dritto. Oh no. Caldo. Hot. No dai. Dammi cuoricino. Pignata. Ah, vedete, il mais casca, tu lo stacchi e si trasforma in una piattaforma perché diventa popcorn. Guardate il carbone, anche il carbone ha gli occhietti, come vi ho detto, è tipo in Toontown, c'hanno tutti gli occhi. Lidia, gli occhi tuoi belli, lucidi. Continuo a citare il divo. Io non l'ho neanche visto per intero, quello. Ho visto solo delle scene su YouTube. Ho visto il film Hammamet, però non ho visto quello. Ora voi ditemi se esiste al mondo qualcun altro che ha fatto dei gameplay di Rayman Origins citando in continuazione il divo. Oh, sono usciti tutti dei cosi, non me l'aspettavo sinceramente. Lei per favore, cuoco drago rosso, se ne vada. Lei sputa fiamme. Ah, io t'ho visto. Ti vedetti io. Boing. E qui c'è un'altra porticina. Cerchiamo di arrivarci a 300 a sta botta che mi sembra... Boom. Guardate qui le trappole come in Indiana Jones. Toing. E wuchwik. E lo fate tutti fuori, hai visto? Perfetto anche questa volta. Sono due gabbie che facciamo perfette. Perfette. Voto dello chef. Voto zio Paperone. Oh grazie, la ringrazio. Il voto zio Paperone è il migliore. Pum. A chi volete rompere? A chi volete rompere? A chi volete dare fastidio voi? Lì c'è un doblone, peccato, non mi conviene andare a ritornare lì perché casco. C'è il formaggio con gli spuntoni, quello è formaggio con degli spuntoni. Ci ho visto bene. Mi dica lei se ci ho visto, giusto. Mi dica, no, c'era un altro doblone. No! Io voglio quel doblone. Sono 250. Oh no. E vabbè, dai. Mo ce lo rifacciamo questo pezzettino. Cerchiamo di prendere il doblone. No, io quel doblone lo vorrei. Vorrei. Questo doblone dei giorni miei. Rayman ammazzati. Forse. No. Un po'. Io non so, ho un po' paura di andare avanti e non trovare niente di che. No, stiamo... Ok, ci sono ancora... Io penso che ci possiamo arrivare, eh. Oddio! Ah, fiamme!
le fiamme. Ci sono le fiamme. Ah, scappa dalle fiamme. Brucia la città. Ma io l'ho visto quello. No, 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 c'è la porticina. C'è la porticina. Boom. Boom. Ma dai, fanculo, dai. Boom. Allora, qui io mi devo ricordare che c'è. Porticina lì. Esatto. Qua. No, non è la porticina, è il medaglione. Bene, c'è il medaglione qui. E un medaglione l'abbiamo preso. Quanti sono? Bene, bene, bene. 280. Cazzo, ho fatto una cazzata. Sono mosso troppo in fretta. Pum, pum, pum. Dai, 290, ragazzi, 290. Dimmi che qui c'è qualcosa. Sì, allora ce la posso fare. Pum. No, non ce la posso fare perché questi sono... vabbè, che dobbiamo fare? 291, guardate, guardate che numero. Che numero fastidioso. Per 9 lum. Per 9 lum non arriviamo al 300. Ci rendiamo conto? Mamma mia. Per 9 lum. Ah. Torna alla radura dei sogni. Dai, siamo già all'ultimo livello. Becca di questo, ho sbloccato un nuovo personaggio nell'albero sbagliante. Ok. Ed eccola qua, mamma mia, questa però è hot davvero. Ritiro quello che ho detto sulle donne con la pelle abbronzata, mi piace, questa mi piace. Perché questa proprio è cicciona, è un po' cicciona. Grazie agli Electoon possiamo ricostruire il ponte. Grazie allo Electoon potemo, nosotros potemo ricostruire al ponte. Visto che il tema è anche un po' messicheggiante. Messicaneggiante. Ma non sai che, lo sapete che forse ogni mondo c'ha anche un... proprio una zona, perché il didgeridoo era l'Australia. Questo è il Messico un po'. Ah, c'è il ponte fatto proprio di Electoon a sta botta. L'altra volta era il ponte che si muove, diciamo, la cosa... l'altra volta era il vermone di regno, appunto, il didgeridoo. Invece sta botta sono proprio gli Electoon. Ci sono delle scie di Electoon. Delle collane di Electoon. Bom, bom. Bom, bom. Bom. Dai. Boom. Ok, preso. Boom. 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 Io non mi ricordavo. Questo mondo è più corto degli altri. Se fosse vera la teoria che stavo tirando fuori prima, il primo mondo sarebbe qualcosa tipo l'entroterra europeo. Ma potrebbe essere anche un'isola tipo l'Inghilterra e l'Irlanda, un'isola del nord Europa. Ma potrebbe anche essere una cosa tipo il Brasile, perché era molto umido, era una foresta un po' pluviale. Torna alla radura dei sogni. Vabbè, dai, stiamo facendo quei discorsi cretini da... Mira l'anguilla, ok. Ah sì, qui c'è il mostrone, qui c'è un grosso mostro anguilla. Che più che un'anguilla sembra una cosa schifosa, tipo aliena, barra... Sì, una cosa dell'oceano, ma... presente quei pesci che si trovano proprio nelle profondità degli oceani, quelli più profondi, proprio dove ci sta il... Non arriva mai la luce del sole, ecco, sembra una di quelle cose là. Si muovono degli alieni più che dei pesci. E qui invece che gli uccelletti ci sono i draghetti che volano così, hanno le labbrone, cos'è? Carini, carini, mi piacciono. Guarda. Scendono tutti così, c'hanno tutte le labbrone. Oddio. Ok, tutto in tempo. No. Vabbè. Mi sono gonfiato. Sei gonfiato.
Ragazzi, Rayman si è gonfiato. Per favore, non mi fate sbattere contro le fiamme. Contro le fiamme. E vabbè. Comunque carino, tutto calore, tutto cibo. Cibo caldo, cibo caldo. Cibo piccante, il peperoncino, i draghetti. E facciamoli fuori, che come vedete, ma l'avete visto già l'altra volta, questi ti danno i loom solo se finisci tutta la fila, se fai fuori tutta la fila di draghetti. Bene, 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 bene. Vai, corre! Vai, corre, vai, corre! Questi non li riesco a far fuori. Sono troppi. Ah, c'è una barra incandescente, aiuto. Vai. Swing. Ah, hanno gli occhi anche i coltelli del, i manici dei coltelli. Hanno gli occhi anche i manici dei coltelli. Ci siamo messi un po' male. Il coltello è senziente. Può decidere da solo di farti di fuori. Mamma mia, ma chi è che sta manovrando queste cose? Oh, non ha senso. Chi è che sta manovrando queste cose? Domanda ovvia e stupida su un videogioco che non ha fondamento nella vita reale. Qui spariamo un peperoncino. Oh, l'abbiamo ammazzato. Oh, oh, era violenta quella scena. Abbiamo ammazzato qualcuno nella sua vasca da bagno e poi è cascato pure nell'acqua. E l'ultimo mondo è quello acquatico ed è pieno di Globots. Ci sono letteralmente la stessa etnia di Globots. Sono tutti delle ranone azzurre. Eccolo qua. Quello che vi dicevo prima. Assomiglia di più a quelle robe che si trovano nelle profondità dell'oceano. Allora, dobbiamo fare fuori queste specie di membrane. Viene da dire bioelettriche, ma non sono. Sì, bioelettriche. Che c'ha. Tra cui anche quelle che c'hanno qui dietro, ecco. Ogni volta che gli rompi una parte del suo corpo. Mamma mia, fa schifo questo tizio, è schifoso. Ma mi sa che l'ho già ammazzato. No, è rimasto un pezzo. Dai, no, due pezzi. No, quanti? Dopo quello è finito? Sì. Meno male che è morto, era proprio brutto. Rayman insegna ad uccidere la gente che è brutta. Beh, abbiamo finito, eccoci qua. Guarda che faccia. Salve, signor Moschito, le è piaciuta la cosa? Come dice? Ah beh sì, anche a me piace venire a bere. Weppade! E la la li la lula lei. Ed eccoci qua, 308! Finalmente, avevi superato il 300. 308. 8. Se lo mettessero su DeviantArt, questo si potrebbe chiamare Rayman Ferrara.